Viviamo in mezzo a cose che si muovono, cadono, fluttuano e rimbalzano, turbinano, ondeggiano. Il moto ci circonda. Spetta alla fisica a spiegare queste cose, come funzionano e come si influenzano. Ma questo moto è troppo complicato. Come si fa ad analizzarlo e a comprenderlo? Intanto cominciamo a semplificare il problema. Così si comincia sempre in fisica per tentare di capire qualcosa. Ora vi mostrerò come si rende più semplice il problema. Per prima cosa, concentriamoci su di un oggetto solo e facciamolo muovere su di un piano orizzontale. Per esempio, prendo questo libro, gli do una spinta, si muove, scivola, si ferma. La spinta o forza e poi la scivolata e la fermata sono le cose da capire. Ma non è ancora tanto semplice. Prima di tutto, la tavola gioca un ruolo troppo importante nell'esperimento. Non si limita a sostenere il libro. L'attrito fra la tavola e il libro governa il moto del libro, e non occorre che ve lo spieghi. Sarebbe assai più semplice se potessimo ridurre l'attrito e eliminarlo. Eliminare l'attrito è più facile a dirsi che a farsi, ma se venite con me potrò farvi vedere una piccola invenzione che ci mette in grado di eliminare l'attrito o almeno di ridurlo in maniera sorprendente. Ecco qui l'oggetto che prenderà il posto del nostro libro. È un pesante disco di ottone, munito di un semplicissimo dispositivo antiattrito. Ora ve lo spiegherò. Questo è un recipiente di metallo, con un tappo di gomma. Ed è pieno di ghiaccio secco, cioè di anidride carbonica solida. L'anidride carbonica solida è molto fredda. Questa patina bianca è la brina che si è formata sopra il recipiente. Il recipiente assorbe calore dalla stanza. Il ghiaccio secco evapora e si trasforma in gas. Il gas occupa più posto del solido e perciò cerca di uscire. Di sopra non può uscire. Perciò esce da un piccolo foro qui sul fondo del disco. Voi non potete vedere il gas che fuoriesce. Se però gli avvicinate una fiamma, vi accorgerete che il gas sta uscendo e fa piegare la fiamma. Ora mettiamo il disco, con il sofflusso di gas che esce dal buco, sopra la nostra tavola, che è ricoperta con una lastra di vetro molto liscia. Aspettiamo ora che il gas che cerca di uscire abbia generato la pressione sufficiente a farlo sfuggire dai lati. A questo punto, il disco è sospeso su questa pellicola di gas che esce. La pellicola è così sottile che sono sicuro che da lì non la potete vedere. Lo vedo a malapena io, lo spazio che si è formato fra il disco e il vetro. Ma se venite ad osservare sopra la mia spalla, vi mostrerò che lo spazio c'è, introducendo fra il vetro e il disco questo foglietto di stagnola di una gomma da masticare. Ecco, introduco la stagnola fra il disco e la superficie superiore della tavola. E questo mostra che esiste veramente uno spazio, una pellicola di gas tra il disco e il vetro su cui si appoggia. Lo scopo di tutto questo è di ridurre l'attrito a tal punto da non essere costretti a considerarlo nel nostro esperimento odierno. È divertente giocare col disco. Guardate qui. Gli do una spintarella, molto lieve. Eccolo in moto.
Si muove tranquillo, non accenna a rallentare. Ora indietro. Lo stesso in senso opposto. È sufficiente, una piccolissima forza per metterlo in moto. State a vedere ora, prendiamo questa cannuccia. Soffiando attraverso la cannuccia riesco a muoverlo. Avete notato che quando questo disco si muove dopo aver ricevuto una piccola spinta, va praticamente in linea retta. Difatti, per cambiargli direzione, devo dargli un'altra spinta. Allora si muove in un'altra direzione. Abbiamo due problemi ora. Che succede durante la spinta e che avviene mentre il disco si muove spontaneamente. Il secondo problema, cosa succede mentre il disco si muove spontaneamente, è quello più semplice ed è per giunta la chiave di tutta la questione. Consideriamolo attentamente. Ho disposto una scala qui che ci permetterà di far misura. Incidentalmente, dato che abbiamo questa linea retta a disposizione, vediamo un po' se il disco si muove in linea retta quando si muove liberamente. Lo faccio partire con una spinta e vorrei che osservaste il moto del disco confrontandolo col nastro che ho messo sopra la scala. Vedete che va proprio in linea retta quando si muove liberamente. Vedremo che è importante. E la sua velocità? Per controllarla, faremo alcune fotografie del disco durante il suo moto. Scatteremo un flash una volta al secondo. Una macchina fissa che è situata là, con l'otturatore che rimarrà sempre aperto, registrerà la posizione del disco ogni volta che scatterà un flash. Per misurare la posizione del disco rispetto alla scala ci occorre un indice e io lo metterò qui, infilato nel tappo di gomma. Così sarà più facile vedere dove il disco si trova esattamente. Lo faccio partire con una lieve spinta, come prima, in modo da farlo passare davanti alla scala mentre il flash scatta e poi vi mostrerò la fotografia ottenuta. Andiamo. Ecco la fotografia proiettata sullo schermo in trasparenza in modo da poterla osservare anche da vicino. I lampi del flash hanno fissato il disco a intervalli di un secondo durante il suo moto. Ecco le varie posizioni. Ora sulla scala in centimetri noi possiamo misurare la posizione del disco ad ogni istante. Potete farlo anche voi stessi sulla foto che si trova nella guida al film. Io mi limiterò a prendere un compasso e a controllare se le distanze percorse ad ogni secondo sono effettivamente tutte uguali. Misuriamo col compasso questo intervallo. Nel secondo successivo il disco ha percorso questo spazio. E così via, vedete? La distanza percorsa in ogni secondo è praticamente sempre la stessa. In effetti, la lunghezza di questo tratto è 16 centimetri, per cui il disco aveva una velocità media di 16 centimetri al secondo. Forse vi chiederete se ciò poteva continuare a verificarsi se la tavola fosse stata molto lunga. Naturalmente non abbiamo interamente eliminato l'attrito. Seguendo il disco per molti minuti su di una tavola lunga e liscia, avremmo finito col trovare una traccia di rallentamento. Questo non è un esperimento perfetto, in altre parole, ma credo che possa bastare per indicare chiaramente una conclusione di questo genere. Se un corpo si muove, non disturbato da spinte o trazioni, esso percorre una linea retta a velocità costante. È lo stesso che dire che la velocità è costante se si considera la velocità come un vettore, con direzione e grandezza. Nell'esperimento che abbiamo fatto, la velocità era di 16 centimetri al secondo. Non c'è niente di magico in ciò. Se all'inizio gli avessimo dato una spinta più forte, si sarebbe mosso a velocità più alta,
ma pur sempre costante. In effetti, le nostre conclusioni sono valide qualunque sia la velocità, anche per velocità zero, che è una velocità buona come un'altra. In altre parole, se il disco fosse stato fermo e noi non gli avessimo dato una spinta, sarebbe rimasto fermo. Posso dunque riassumere dicendo che un oggetto su cui non agiscono forze si muove con velocità costante. Naturalmente noi abbiamo parlato solo di forze orizzontali e di velocità orizzontali, mentre voi sapete perfettamente che c'è una forza verticale che agisce sul disco, quella che viene esercitata verso l'alto dall'anidride carbonica e che bilancia perfettamente il peso del disco. Queste due forze si equilibrano perfettamente e non hanno alcun effetto sul moto. Pensando a questo, avrei fatto meglio a dire così. Un oggetto su cui non agiscono forze non equilibrate si muove con velocità costante. E come si muove un corpo su cui agisce una forza non equilibrata, invece? È il problema successivo. Avete visto che una spinta improvvisa cambia la direzione del moto. Vogliamo studiare in che modo avviene e quanto è il cambiamento prodotto. Ma una spinta improvvisa non è una cosa semplice. Per esempio, non è facile da misurare. Io preferirei applicare all'oggetto una forza continua, costante. Vorrei mostrarvi un modo per farlo. Ho qui un piccolo anello di gomma. Se lo tiro leggermente, la sua forma cambia. Una trazione costante lo mantiene di forma costante. Se lo lascio, torna come prima. Ora, se mediante l'anello trasmetto una forza al disco, in modo che l'anello resti sempre deformato nello stesso modo, vorrete accettare il metodo come un sistema per esercitare una forza costante e uniforme sul disco. Ecco qui un anello che si può attaccare al disco. Ecco, è sufficiente infilare nel foro il bastoncino. C'è già un filo legato all'anello. E quando tiro il filo, io esercito indirettamente una forza sul disco e l'anello si deforma. L'unica difficoltà di questo esperimento sta nel fatto che, malgrado abbia un po' di pratica, non sono capace di tirare l'anello in modo così uniforme da mantenerne uguale la forma. Perciò incaricherò di questo lavoro un mio assistente che sta qui dietro la tendina, il quale eserciterà una trazione continua e costante in modo tale che l'anello mantenga la stessa forma. Non ha importanza come si produce questa forza, non importa chi è che tira, se si può verificare che la forza resta costante durante la prova. Ma quale sarà il nostro esperimento? Facciamo ripartire il disco da un'estremità della scala, continuando a tirarlo con una forza costante, e mediante una serie di flash lo fotograferemo per vedere come esso si muove, soggetto stavolta ad una forza non equilibrata. Ed ecco la fotografia. La prima cosa da fare è controllare se il mio assistente ha fatto bene il suo dovere. L'anello di gomma è stato deformato, come si vede qui. Ed in tutte le istantanee successive si mantiene egualmente teso. Dunque il disco è stato tirato con una forza abbastanza costante. Vediamo allora come si è mosso. Avrete già notato, credo, che ogni secondo che passava il disco si muoveva un po' di più che nel secondo precedente. In questo intervallo di un secondo, ad esempio, il disco ha percorso circa 14 centimetri. Perciò la sua velocità media è stata di 14 centimetri al secondo in questo periodo. Devo dire media, naturalmente, perché durante questo intervallo la velocità del disco andava cambiando di momento in momento. Per vedere come effettivamente cambiava, bisogna misurare la posizione del disco sulla scala graduata. Voi potete farlo sulla fotografia nella guida. Io procederò in questo modo. Ora marcherò sul nastro, che sta qui sopra,
la posizione del disco e confronterò i pezzi di nastro direttamente l'un l'altro. Bene, non serve cominciare proprio dall'inizio. Cominciamo da questo momento, quando il disco era in questo punto preciso. Un secondo più tardi, è qui. Ancora un secondo, ed è qui. Nel secondo successivo è giunto a questo punto. E alla fine, l'ultima volta che il lampo è scattato, ha raggiunto questo punto. Tagliamo ora a pezzi il nastro e confrontiamo le distanze. Nel primo secondo che stiamo guardando ora, la distanza percorsa dal disco è rappresentata da questo pezzo. Lo attaccherò qui sulla nostra tabella. La sua lunghezza dà una misura della velocità media durante questo intervallo di un secondo. Ora il secondo pezzo. Lo metto subito sotto al primo con una estremità allineata. Ora il terzo. Lo metto ad uguale distanza. Stiamo gradualmente costruendo il grafico della velocità media in successivi intervalli di tempo. Infine l'ultimo pezzo. È l'ultima foto. Lo sistemiamo qui. E così vediamo che è successo. Dunque, la velocità del disco cambia aumentando con regolarità. In effetti, se giro la tabella, si ha un grafico di quelli che si fanno di solito, cioè con la velocità indicata qui ed il tempo orizzontalmente verso destra. Vedete che la velocità cambia in maniera regolare, cioè delta V su delta T è costante. In altre parole, si può dire che congiungendo questi punti insieme si ottiene una retta. Il grafico di un cambiamento costante di velocità. Una accelerazione costante. E la grandezza della forza, come entra in tutto questo? Per scoprirlo dovremo cambiare la forza. Aggiungeremo un'altra forza della stessa grandezza. Questa volta attaccherò al disco due anelli, disponendoli in modo che entrambi tirino il disco. E darò al mio assistente l'incarico di tirare la cordicella in modo tale che ogni anello venga deformato nello stesso modo dell'anello usato nel primo esperimento. In questo modo ci sarà una forza doppia ad agire sul disco. Avanti. Stavolta la foto mostra il moto del disco quando sono applicate due forze, ognuna delle quali è uguale alla forza usata nell'esperimento precedente, come si può verificare controllando la forma degli anelli di gomma. Dunque, questo è un disco tirato da una forza doppia di quella precedente. Vediamo come si è mosso. Si vede subito che il moto è stato accelerato. La velocità aumenta col passare del tempo. Ma il problema è sapere di quanto. Potete farcela da voi, con la foto della guida, se misurate la posizione del disco sulla scala. Io farò una cosa più semplice, invece. Confronterò la distanza percorsa dal disco in un secondo con quella percorsa nel successivo. Ricordate che queste distanze sono una misura diretta della velocità media. Prendiamo la misura della distanza e confrontiamola con quest'altra. Metto qui un segno. Ci interessa vedere l'aumento della velocità media che è misurata da questo piccolo intervallo. Confrontiamolo con quello che abbiamo trovato nell'esperimento di prima. Abbiamo ancora il grafico che rappresenta la velocità media del disco in funzione del tempo. E l'aumento di velocità in un secondo, per esempio da questo secondo a questo,
Era tanto così. Se lo confronto con quello che ho ottenuto nel nuovo esperimento, potete vedere che il cambiamento di velocità in un secondo è venuto doppio, nel caso di due forze agenti, di quello ottenuto nel precedente esperimento con una sola forza. In altre parole, raddoppiando la forza, abbiamo raddoppiato l'accelerazione. Non voglio dire che questa è una misura precisa. Serve solo ad illustrare una legge generale che è in accordo con tutti gli esperimenti fatti e che dice: quando su di un oggetto agisce una forza non equilibrata, l'accelerazione dell'oggetto è proporzionale alla forza. Ho ancora un altro esperimento da farvi vedere, in cui ci sono due forze che agiscono in direzioni diverse. In questo esperimento le due cordicelle agiscono sul disco per il tramite di due anelli di gomma legati nello stesso punto e formano un angolo di circa 60 gradi fra loro. Ora, se la forza è una quantità vettoriale con una grandezza e una direzione, ci aspettiamo che l'effetto di due forze agenti insieme sia lo stesso di quello di una sola forza che agisce in direzione della risultante. Vediamo un po' se è vero. Stavolta non penserò a fare delle misure. C'è una foto di questo moto nella guida ed io perciò lascio le misure a voi. Misurate l'angolo fra le cordicelle, fra le due forze, e trovate la risultante. Il problema allora è: la forza risultante, agendo da sola sul disco, avrebbe prodotto la stessa accelerazione che osservate effettivamente? Torniamo nel mio studio e parliamo un po' di quello che abbiamo imparato. Prima, però, forse vorrete vedere il mio assistente. Ecco l'assistente che provvedeva a tirare il disco. È un disco di ottone, identico al primo. La sola differenza è che questa tavola non è orizzontale. Questa tavola è leggermente inclinata verso destra, in modo tale che se libero i due dischi simultaneamente, questo disco comincia a scivolare in giù, piano piano, tirandosi dietro l'altro. Guardate. Abbiamo esaminato oggi la connessione fra forza e moto. Abbiamo avuto cura di ridurre l'attrito, ma solo perché l'attrito è una forza difficile da misurare. Però i risultati a cui siamo giunti sono validi proprio per tutte le forze, incluse quelle di attrito. Quali sono i risultati? Il primo risultato è molto semplice, ma molto importante. È necessaria una forza per cambiare il moto di un corpo. Se non ci sono forze, un corpo si muove in linea retta a velocità costante. Ciò fu visto chiaramente da Galileo molti anni fa. 1612, seconda lettera sulle macchie solari. E però, rimossi tutti gli impedimenti esterni, un grave nella superficie sferica e concentrica alla Terra sarà indifferente alla quiete e ai movimenti verso qualunque parte dell'orizzonte, e in quello stato si conserverà, nel quale una volta sarà stato posto. Cioè, se sarà messo in stato di quiete, quello conserverà, e se sarà posto in movimento, verbi grazia verso occidente, nell'i stesso si manterrà. Questo è forse il primo enunciato scritto del principio di inerzia. Inerzia è il nome che noi diamo a quella proprietà di un corpo che fa sì che esso resista alle variazioni del suo moto. Qual è la seconda idea che abbiamo esplorato oggi? È questa. Se noi applichiamo una forza ad un corpo, la rapidità di variazione della velocità, cioè l'accelerazione, è proporzionale alla forza. Con queste due idee abbiamo già quasi un insieme completo di leggi sulla forza e sul moto. Soltanto quasi, perché oggi abbiamo studiato l'effetto delle forze su di un corpo soltanto. Che succede se si applica una forza ad un altro corpo? In che modo la proprietà dell'inerzia muta da un corpo all'altro? È un problema da esaminare in un'altra lezione.